Serviglie. Okay. Il prossimo settore di riferimento è digital. Il premio è l'eccellenza dell'anno innovazione and leadership sondaggi retribuiti online. Il premio va a Sarvijea. Per essere una realtà giovane e dinamica in grado di imporsi come punto di riferimento nel settore dei sondaggi retribuiti online, per aver saputo coniugare la statistica alle persone, divenendo un'azienda internazionale con panelisti in 123 paesi e un team cosmopolita guidato dalla visione di Nicolò Fisogni. E anche qui torna la parola team guidato dalla visione di Nicolò Fisogni, che è collegato con noi, CEO and founder di Sarvijea. Buonasera, bentrovato. Buonasera. Buonasera. Grazie per il premio. Sì, ringrazio, visto che parliamo di team, ringrazio subito Cecilia che lavora in Smart Working da Venezia e si occupa di API, integrazioni di software con i nostri clienti che sono principalmente all'estero, Stati Uniti, Svezia, Francia, in India, e Marco che si occupa di social media manager e di creazione di contenuti per il nostro sito. E noi siamo partiti subito con l'idea di internazionalizzare al massimo per sfruttare quello che offre internet, e siamo adesso presenti in 123 paesi e abbiamo raccolto 1.510.000 profilazioni di persone che si sono iscritte e hanno dato i loro dati, e quotidianamente li invitiamo a partecipare ai nostri sondaggi di opinione, di ricerche di mercato, in modo da avvicinare i clienti ai nostri clienti ai loro clienti. Certo. Diciamo, diamo le informazioni che le abitudini di acquisto. Ecco, in Nicolò, questo periodo quarantena per noi non è cambiato molto a livello lavorativo, perché già da prima lavoravamo in smart working, visto che i nostri clienti sono sostanzialmente tutti all'estero, e anche il nostro team è un po' sparso in America Latina e in Nord Europa, e quindi anche prima non avevamo l'occasione di incontrarci spesso in un luogo fisico. E la particolarità è che in questo periodo abbiamo dato l'occasione ai panelisti di scaricare i loro punti in una donazione alla Protezione Civile, mentre solitamente ricevono buoni Amazon, Decathlon e Zalando per rispondere alle interviste che gli facciamo. Ecco Nicolò, io le stavo proprio chiedendo come si è modificata la visione, la view in questo periodo, però fondamentalmente mi ha già un po' risposto, nel senso che si era già abituati, almeno, no? Se però possiamo specificare ancora questo, a lavorare in questo modo. C'è stata però un'accelerata, ma in generale come siete proiettati adesso verso il futuro? Sì, noi in questo momento non è cambiato veramente poco per noi, perché abbiamo lavorato al 100% come prima e sempre in luoghi diversi per motivazioni diverse. Marco lavora da Tradate, in provincia di Varese, Cecilia da Venezia, io da Ginevra perché sono qui per mia moglie che lavora qua, e altre c'è un team, una ragazza meglio in Perù, e per la parte spagnola, perché l'America Latina rappresenta praticamente la metà dei nostri iscritti del fatturato. E adesso nel futuro stiamo pensando di diversificare un po' le attività, perché ad oggi il CAWI, come si chiama, diciamo, le attività di ricerca quantitativa, funzionano bene, però sicuramente attendere nei prossimi 5-10 anni l'osservato prenderà sempre più piede rispetto al dichiarato, e quindi abbiamo diversi piani di diversificazione, e poi puntiamo ai paesi della penisola arabica e del nord Europa, dove ci sono i margini più interessanti tra il costo per acquisizione, diciamo, di un iscritto e quello che ci viene riconosciuto dai nostri clienti per le informazioni, per un'intervista completata. Ok, quindi insomma puntare sempre di più verso l'esterno, no? Perché comunque questa è un po' la ricetta non più tanto segreta che riguarda i periodi maggiormente complicati. Sì, noi fortunatamente la diversificazione per paese ci ha aiutato in questo periodo, perché comunque non siamo dipendenti da nessun paese in particolare, che l'Italia è il primo paese, perché vabbè, siamo principalmente italiani, la sede legale resta comunque a Milano, ma fa il 15% del fatturato,
e poi tutto il resto è atomizzato nei 123 paesi, in particolare Spagna, Francia e America Latina. E questo sì, per una questione di gestione del rischio sostanzialmente, e anche perché ci sono paesi che ovviamente crescono a ritmi interessanti, dove le abitudini di acquisto dei consumatori cambiano anche rapidamente. E, come anche in questo periodo, abbiamo fatto un sacco di ricerche su come sono cambiate le abitudini di acquisto dei consumatori durante la quarantena e di come potrebbero cambiare nel medio-lungo periodo, perché un po' tutti i nostri clienti nei diversi settori sono curiosi e insomma, vogliono sapere come potrebbero cambiare queste abitudini. Certo, a livello percentuale si può dire quanto effettivamente in modo globale sono cambiate queste abitudini, senza magari entrare nel dettaglio in questo momento, ma probabilmente lo potremo fare anche in un altro momento, insomma, a livello di percentuale? Durante la quarantena ci sono settori che sono sostanzialmente scomparsi, e adesso da alcune ricerche che abbiamo fatto, sono ricerche fresche, quindi magari pesa molto anche l'aspetto emotivo, e quindi magari molti adesso dichiarano che non prenderanno più l'aereo piuttosto che non andranno più a mangiare al ristorante. Sicuramente col passare del tempo, notando che magari i contagi diminuiranno, così come anche il numero di morti, sicuramente poi si tornerà alla normalità nel medio periodo. Va bene, certo, perché poi c'è il timore, poi bisogna superare un po' il momento di paura economica e poi anche riacquistare le abitudini che avevamo prima, no? Che si sono un po' perdute. Ci vorrà un po' di tempo, però insomma, ovviamente lavorando ad hoc si potrà raggiungere l'obiettivo. Io la ringrazio Nicolò Fisogni, CEO and founder di Sarvia, e complimenti ancora per questo riconoscimento. Grazie mille a voi.